Siamo questa serata a casa di amici, volevo propormi un bel piatto leggero, proprio che poi lo vedete, davvero, vi riscaldate dopo. C'è il cavolo strasciato con un'opzione, chi ci mette anche il pezzettino di salsiccia, perché qui c'è la gente che è affamata e tre giorni non mangia, perché sapeva bene, poi io. Iniziamo subito con le ingredienti. Questo è per 7-8 persone, ci vuole almeno 3 kg di pavola, con le foglioline quelle più interne, diciamo, le lasciate perché serviranno anche loro, 4 salsicce, 7 etti di pelati, 2-3 spicchi d'aglio, un po' un ciuffettino di salvia e un po' di peperoncino, l'olio buono naturalmente. Andiamo subito a fare la prima cosa, mettiamo l'olio dentro la padella che è già stata messa a scaldare. Ci aggiungiamo un paio di spicchi d'aglio senza doverlo tritare, spaccato sì va bene, ci mettiamo 2-3 peperoncini anche fatti, che siamo tanti. Poi andremo ad aggiungere, per prima cosa facciamo soffriggere un pochino d'aglio e poi andremo ad aggiungere prima le foglie, quelle più tenere, che andremo a mettere dentro la padella per primi, perché dovranno un po' soffriggere da sole per ammorbidirsi. Dobbiamo aggiungere anche 3-4 foglioline di salvia, sperando che inizi a soffriggere. Io intanto ci aggiungo, sentite, soffrigge, soffrigge, ci aggiungo le foglie di cavolo, le lasceremo appassire. Questo ce lo vediamo perché per mangiarlo ci vuole più di cibo. E dice io ci ho lo stomaco di 3 mucche. Di 3 mucche, guarda lì, salta. Ma 3 mucche. Le mucche mangiano l'erba, bello. No, non avevo capito, 3 mucche. Il famoso 3 mucche. Lasciamo appassire bene bene le foglie. Andremo a tagliare il nostro cavolo, io per velocizzare me lo sono già tagliato prima, comunque la dimensione è intorno a questo qui. Ve lo faccio vedere, guarda, ne sono lasciato una apposta per farvi vedere un pochino come andare. E via, iniziamo a mettere il cavolo. E alle bolle, bimbi. Stasera il riscaldamento lo tenete spento perché le bombe tirate è davvero difficile. E fallo cuocere poi da me e fallo stufa e strascia, ci aggiungete un bel bicchierozzo d'acqua. E poi aspettate che abbassi, diciamo, il cavolo inizierà a ammorbidirsi e poi lo strascerete col cucchiaio, però farete questo movimento lì che lo renderà proprio pappetta. Il cavolo lo vedete sta cambiando colore, fate i giri se riesce, se no vi aiutate col cucchiaio. Io direi che dopo 5 minuti che soffrigge da solo ci andiamo ad aggiungere i nostri pelati un po' belli accosi, perché se lo vedete che non è troppo acquoso ce ne aggiungete un altro pochino d'acqua per aiutare il gusto. Eccoci qua, ora basta solo aspettare che il cavolo si ammorbidisca circa una ventina di minuti, che il pomodoro si amalga insieme al cavolo, che pigli tutto sapore e siamo quasi arrivati. Dopo aver messo pelati con un cucchiaio le spaccate che tirino fuori l'acqua, che così iniziano già a cuocere anche meglio, vedete, fate come me, con un cucchiaio aiutate
e spaccati tutti i pelati. Cavolo, si sta, diciamo, ammorbidendo. Allora voi col cucchiaio lo dovete strasciare. Cosa dovete fare? Lo dovete spiacciare, strasciare. Cavolo strasciato deriva da questa cosa che quando è un po' più morbido uno va lì e lo spiaccia e lo strascia. Vedete, vedete così? Adesso è quello più morbido. Za, za. Ve lo dico, io lo dovrei tappare in questo momento, ma siccome non c'ha tappi, allora non lo tappo, però sarebbe meglio tapparlo, tenerlo un po' chiuso per farlo stufare almeno quei 10 minuti per poi aprirlo e fare questo lavoro qui. Io non avendolo tappato, il cavolo mi è rimasto un po' durino, sicché dovrò aspettare ancora un pochino. Il cavolo sta finendo la cottura, l'abbiamo tutto strasciato, andiamo a aprire le sarcicce, eh? A tanti piacciono intere, a pezzi, a me mi piacciono più a pezzettini, così si mangia un po' tutti. Andiamo a mettere le sarcicce nel nostro tavolo strasciato. Facciamo incorporare le sarcicce nel cavolo strasciato, imparentato. Altri di 5 minuti, 10 massimo, e saranno pronte per essere servite. Allora, il cavolo strasciato è pronto. Vi facciamo fare, se vi riesce, questo movimentino qui per vedere proprio se è strasciato. Secondo me è bello strasciato, guarda lì, sembra crema. Aggiungiamo il sale che non avevamo messo prima, un po' di pizzicotti, anche un altro, non si sa mai. Metteteci qualche pezzettino anche di salsiccia, fate lapidi. Se ci avete il pagolo buono, vi consiglio di darci una bella sgrondatina, un po' di pepe a chi piace. Il piattino è pronto da essere mangiato e da gustato. È un piatto invernale, mi raccomando, lo fate d'estate, se no lo vedete bombe anche aria condizionata. La fate voi con la condizionata. Ci si vede alla prossima.